Gianca, buongiorno. È pronta la meraviglia? Eh certo, eccola. La nuova Mini Full Electric. È fighissima. E si ricarica all'80% in 35 minuti, eh. Scusa Gianca, devo rispondere. Bea, dimmi veloce perché sono incasinatissima. Sì, una roba al volo. Dimmi solo dove ci troviamo oggi. Oh, la del nubilato della Ceci. Te lo ricordi, vero? No che non me lo ricordo, figa. Il matrimonio è saltato 27 volte. Comunque, vabbè, ci sono. Dov'è che ci troviamo? Ma come dove ci troviamo? Ma sei tu la testimone, dovevi organizzarlo tu! E infatti ho organizzato tutto. È tutto organizzato. Non hai mica detto che te ne eri dimenticata? Ti ho detto che è tutto organizzato, Bea, va bene? Ci vediamo sotto casa della Ceci a mezzogiorno, va bene? Ciao! Organizzare un addio al nubilato in un'ora? Difficilissimo. Ma non è impossibile per una vera imbruttita. Vamos! Cazzo guardi, Gianca! Addio al nubilato, sì! Ceci, anche meno, eh? Ma sono troppo curiosa di sapere che cosa mi hai organizzato! Bea, cuffiala e bendala! È una sorpresa, Cecina mia, è una sorpresa! Ho un sacco di sorprese e le scoprirei col tempo, piano piano, vero Manu? Chissà che cosa mi ha organizzato la mia migliore amica! Non ho organizzato niente, vero? Ti ho detto che è tutto schedulato. Primo, andiamo in centro, che tanto con questa entriamo in area C e parcheggiamo sulle strisce blu senza pagare. Cosa andiamo a fare in centro? Svegliati! La portiamo nel suo ristorante preferito, no? Così siamo sicuri che le piaccia! Che genio! Pieno, mi spiace. Allora sì, lo sospettavo, però è l'addio allumilato della mia migliore amica. Lei voleva troppo mangiare qui. Non è che stai ferma, non è che magari c'è qualcosa che io possa fare per... Un tavolo ve lo posso anche trovare, però dovete aspettare. Tipo 10 minuti? Tipo 1 ora e mezza. Ah, figa! Ceci, tesoro! Gioco! Allora facciamo così, conta, da 1 a 1000, vai! Vai, poi succede una roba clamorosa, vai! 2, ma siamo sicuri che devo contare? Sì, ma non gridare, okay. Conta da 1 a 10, 3, a 4, 1000, 5, a 5000, brava! 4097, 4098, 4098, 4098, 4098. Ma noi il tavolo no? Ma no, ma Ceci, ma come sei anni 90? Ma questo è un couch lunch, ma sai che cos'è il couch lunch? Praticamente è un concetto che rivede, sì, Bea, rivede il food thinking positive. Cioè, una figata pazzesca, però fra 15 minuti dobbiamo liberare il divano, quindi facciamo veloce. Auguri! Auguri! Gaga, tutto! Cristina D'Avena! La Carrà! Anche Whitney Houston! Yen Gen Con Team! Ringon Dun Dai! Ma ci sono soltanto canzoni cinesi? Sì, ma solo i più grandi successi cinesi. Ma ti rendi conto di dove ti ho portata? Ma guarda che figata! Canta, amore, canta! Vabbè, adesso silenzio! Silenzio, ragazze! Perché sta per arrivare il momento clou della serata. Siete pronte? Ma che cazzo stai facendo? Ti avevo chiesto di recuperarmi uno spogliarellista. Scusi signorina, mi ha imbruttita. Però con così poco preavviso io non sono riuscito a trovare nessuno. Conseguenza ho detto, mi provviso io, che comunque ho un bel fisichino, ho iniziato ad andare in palestra. Già, doveva essere una cosa goliardica. Ma così ho proprio colati di vomito, Schifo, rivestiti. Scusi signorina imbruttita. Zitto. Dai Cecina, ti prometto che il prossimo weekend facciamo tutto quello che vuoi, vero? Promesso. Va bene. Allora, ho sentito di una fiera del cioccolato a casa al posto. Giargianata. Allora, un lancio in parapendio. No, lo sai che soffro di vertigini. Prossima? Ma prossima cosa? Non sei stata neanche in grado di organizzarmi uno straccio di addio al nubilato. Non è che siccome ho sbagliato io qualsiasi idea del cazzo è buona, Ceci. Vabbè, allora proponi tu. È certo che propongo io. Chi deve proporre? Perdonami, sono la testimone. Non lo so, se avesse organizzato la Bea magari avrebbe fatto qualcosa di meglio. Sai questa dove ti porta? A fare il couch lunch ti porta. Ma l'hai voluto tu il couch lunch? Ma l'hai proposto tu, non te lo ricordi sabato scorso? No, non è vero. Non è vero. Couch lunch. Ehi!
Ehi, intanto mi hai rotto il cazzo con questa cosa del matrimonio in montagna il 4 di agosto. Ma me lo merito il mare, ma sì o no? Ma il matrimonio è il mio, mi posso sposare dove voglio. Non faccio altro che lavorare. Ma tu che? Ma io lo devo organizzare per te il matrimonio. Devo organizzarti il matrimonio a Ibiza sulla spiaggia. Vabbè,